Castlevania Lords of Shadow 2 ci aspettavamo una produzione in grado di mantenere i lati positivi del predecessore e risolverne alcune debolezze. Purtroppo, l'esplosiva formula action dell'originale è stata diluita con contenuti di dubbia qualità, che finiscono per cambiare completamente la prospettiva critica. Lords of Shadow 2 comincia dove l'epilogo del predecessore ci aveva lasciato, con Zobek costretto a richiedere aiuto a Gabriel per fronteggiare l'invasione della Terra da parte di Satana. Da qui comincia un lungo viaggio di redenzione sospeso tra due dimensioni, ossia la Londra contemporanea e l'immancabile castello. La narrazione gode di particolare enfasi in questo seguito, ricco di spettacolari cutscene e lunghi dialoghi, ma anche di sequenze interattive interessanti. Per quanto alcuni momenti si rivelino troppo trascinati, nel complesso la scrittura ci ha convinto, soprattutto nella caratterizzazione di alcuni personaggi. La telecamera fissa del predecessore lascia spazio a un'inquadratura parzialmente guidata e gestibile manualmente. Come vedremo anche in seguito, questo cambiamento ha generato una lunga lista di problemi irrisolti. I due attacchi standard sono dedicati rispettivamente al danneggiamento di un singolo nemico oppure di gruppi di avversari, un concetto che nel predecessore funzionava egregiamente. Qui, con la telecamera che fa spesso fatica ad inquadrare adeguatamente l'azione, ci si trova invece in difficoltà relativamente alla scelta dell'attacco da utilizzare. A questo bisogna aggiungere le offensive imparabili di cui quasi tutti i nemici dispongono, le quali a volte arrivano proprio dagli avversari in quel momento fuori dalla nostra visuale, costringendo dunque a schivate alla cieca. Direttamente dal predecessore tornano i due attacchi speciali. La lama del vuoto permette di recuperare energia, mentre gli artigli del caos spezzano le protezioni nemiche. Per utilizzare queste armi si attingerà come in passato a due riserve di energia dedicate, le quali potranno essere ricaricate grazie ai globi di sangue rilasciati dai nemici, a patto che si concatenino lunghe combo senza farsi colpire, riempiendo così la barra del focus. Data la frequenza degli attacchi imparabili portati dai nemici, il giocatore finirà per trovare assolutamente controproducente l'utilizzo della contromossa. Questo non solo rende poco sfruttabile un'intera meccanica di combattimento, ma costringe anche il giocatore ad abusare della schivata, con un effetto non sempre piacevole sul ritmo dei combattimenti. A questo va aggiunto il frammentamento spesso subito dalle combo. I nemici non mostrano infatti particolare sensibilità alle offensive, e possono rispondere liberamente anche a metà di una combo del protagonista. Se è vero che uno stun lock prolungato avrebbe potuto rendere le cose troppo facili, la totale assenza di feedback ai colpi inferti non è facile da digerire. Le cose vanno meglio quando si scopre che la schivata permette anche di atterrare alcuni avversari, sebbene d'altro canto tale mossa diventi in questo modo ben più che abusata. A fronte di queste mancanze, il sistema di combattimento si fa invece apprezzare per le moltissime combo disponibili e per il nuovo sistema di mastery. Utilizzando ripetutamente una combo, arriverà un momento in cui sarà possibile trasferire i punteggi accumulati all'arma di riferimento, la quale andrà ad aumentare di livello. Quando le epiche cutscene si alternano a scontri dinamici e divertenti, Lords of Shadow 2 sa prendere le forme di quel sequel che ci saremmo aspettati da Mercury Steam, una sensazione che purtroppo a tratti viene meno. I problemi relativi all'inquadramento dei nemici non si verificano naturalmente durante le boss fight. Sebbene l'incipit possa suggerire un buon design degli scontri contro i nemici più ostici, lungo la campagna la qualità di questi combattimenti oscilla vistosamente. In alcuni casi le meccaniche saranno interessanti, in altri ripetute ossessivamente e davvero poco originali. In Lords of Shadow 2 fanno ritorno le poco brillanti meccaniche di platforming già viste nel predecessore, ma la visuale libera peggiora notevolmente un sistema che già non brillava per eccellenza, rendendo a volte problematico trovare il successivo appiglio. Invece che rimanere in disparte, tra l'altro, le sequenze di platforming tendono a farsi via via più lunghe e complesse con l'avanzare della trama. Del tutto nuove sono invece le sequenze a base di stealth, ambientate per lo più nel mondo contemporaneo. Qui ci si troverà quasi sempre a superare delle stanze di piccole dimensioni, attentamente controllate da enormi guardie corazzate Golgoth. Sarà dunque necessario capire in quale ordine possedere le guardie, oppure trasformare Gabriel in un ratto e trovare percorsi alternativi all'interno di cunicoli infestati da cavi elettrici impazziti. Già da questa descrizione dovrebbe risultare chiaro come il level design raggiunga in tali frangenti livelli davvero bassi. Se questi momenti fossero perlomeno sporadici, si potrebbe tranquillamente chiudere un occhio, ma purtroppo tali interludi si presentano spesso, finendo per spezzare il ritmo e rovinare l'atmosfera. Dal punto di vista contenutistico, l'offerta di Lords of Shadow 2 è corposa, ma non eccezionale. La modalità storia ha una durata di poco superiore alle 10 ore, alle quali se ne possono aggiungere facilmente altre 5 o 6 dedicate al backtracking. Purtroppo l'assenza di veri incarichi secondari rende l'esplorazione libera non troppo appetibile. Una delle ragioni, tuttavia, potrebbe essere l'interesse verso le sfide Kleidos.
Nascoste in vari anfratti delle ambientazioni vi sono infatti 16 rune. Ogni 4 rune rinvenute, presso il negozio del Chupacabras, utile peraltro ad acquistare oggetti utili in combattimento, si renderanno disponibili alcune sfide da completare, uccidendo un certo numero di nemici secondo particolari indicazioni. Dal punto di vista del design, il lavoro svolto è buono, purtroppo con diverse cadute di stile relative all'ambientazione moderna, piuttosto opaca. Molto meglio invece quando Mercury Steam torna al fantasy medievaleggiante, barocco ed eccessivo, ma comunque accattivante. Tecnicamente invece la versione Xbox 360 da noi provata presentava problemi non indifferenti. Il polygon count vive di alti e bassi, ma è soprattutto la risoluzione delle texture a macchiare l'aspetto visivo. Fortunatamente si salva il frame rate, il quale non ha mostrato particolari cali, a fronte tuttavia di caricamenti davvero lunghi. Lords of Shadow 2 non è un disastro sotto tutti i fronti, ma non rappresenta nemmeno il seguito che avremmo desiderato da Mercury Steam. Troppo preoccupati dall'intenzione di attirare un pubblico ampio, gli sviluppatori sono inciampati clamorosamente nel design delle sequenze stealth di platforming. Purtroppo questo sembra aver prodotto anche danni collaterali, con una rifinitura delle meccaniche di combattimento e della telecamera libera tutt'altro che soddisfacenti. Nel corso delle 10 e più ore di intrattenimento offerto, il gioco che tutti avremmo voluto fa a più riprese capolino, ma purtroppo questo non è sufficiente.